9 giugno. Referendum per avviare la riforma, per dire basta agli imbrogli elettorali. Loro chiacchierano, tu vota. 9 giugno, il tuo sì è decisivo. Il 500 fu un secolo particolarmente felice per la pittura bresciana. A Brescia, infatti, allo scadere del XV secolo, nacquero alcuni tra i più grandi protagonisti dell'attività figurativa non solo locale. Essi, pur seguendo percorsi diversi e traendo ispirazione dalle sollecitazioni che provenivano da altri centri come Venezia, Milano, Firenze e Padova, seppero autonomamente realizzare opere di grandissima intensità. Il Romanino, il Savoldo, il Moretto furono preceduti da Vincenzo Foppa, nato a Brescia intorno al 1430, unanimemente riconosciuto come il caposcuola della nuova pittura lombarda, a cui, in modo diverso, ognuno di loro fu debitore di qualche insegnamento. Verranno qui illustrate 4 opere, una per ciascuno di questi autori, conservate nella Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. L'utilizzo dell'informatica e della grafica computerizzata per la lettura interna e strutturale delle opere d'arte scelte ha consentito di indagare, studiare, evidenziare aspetti particolari e di offrire quindi all'osservatore alcuni elementi di analisi necessari per cogliere la sintesi dell'opera d'arte.